Fabio Fulco affranto a Domenica Live, frecciatina a Cristina Chiabotto. Domenica Live, Fabio Fulco e le dichiarazioni contro Cristina Chiabotto. Dopo il grande successo delle Tre Rose di Eva 4, Fabio Fulco è tornato in TV. Ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, l'attore ha parlato della fine della storia d'amore con Cristina Chiabotto. Una fine dolorosa per il napoletano che è apparso piuttosto affranto e turbato nel parlare della vicenda. La storia è andata avanti per 12 anni e Fulco sperava presto di mettere su famiglia con l'ex Miss Italia. Ma quest'ultima, all'improvviso, ha deciso di chiudere la relazione perché non più sicura del sentimento che provava. Una scelta che ha letteralmente cambiato la vita di Fabio che, per cercare un po' di consolazione, ha addirittura fatto un viaggio in Oriente la scorsa estate. Le dichiarazioni sulla fine della storia con Miss Italia. Nel salotto dell'amica Barbara D'Urso, Fabio Fulco ha spiegato i dettagli della separazione con Cristina Chiabotto, non risparmiando qualche frecciatina all'ex fidanzata. Il mio errore è stato quello di parlare sempre con la prima persona plurale. Dopo questa esperienza non esisterà più un noi ma solo un io, ha chiarito l'interprete di tante fiction italiane. È stato un sogno durato 12 anni, ma era solo il mio sogno. A un certo punto è suonata la sveglia, ha puntualizzato Fabio. Che ha poi aggiunto, l'importante è come si fanno le cose. Nella vita ci vuole sempre il rispetto. Se Dio vorrà, troverò una persona che abbia voglia di lottare con me, che abbia voglia di darmi una famiglia, dei figli, di costruire con me. E di lottare nei momenti difficili, perché stare insieme vuol dire anche fare dei sacrifici. Fabio Fulco e Cristina si sono conosciuti a Ballando con le Stelle. Come reagirà Cristina Chiabotto a tali affermazioni? Fabio Fulco ha inoltre dichiarato di essere single, come del resto lo è la modella di Torino. La giovane ha infatti smentito di recente di avere una relazione con il giocatore di basket Giuseppe Poeta.